attività. Allora, io prima di aprire le domande che adesso apriamo, vi chiedo magari nell'ultimo giro veloce di annotarvi alcune cose su cui, se avete voglia, potete tornare. A Stefania chiederei di dire una parola anche sulla questione degli ecofemminismi, nel senso che come mai gli ecofemminismi oggi sono un patrimonio fondamentale nella lotta per la giustizia climatica. A Luca chiederei se, conducendo questa inchiesta su Eni e portando alla luce queste storie incredibili, come tu hai detto, hai avuto la sensazione che il caso Eni fosse un unicum, cioè che solo la multinazionale italiana Eni si comportasse così, o se questo business globale del petrolio e delle compagnie è in realtà un business che, senza arrivare all'estremo delle guerre per il petrolio, però funziona attraverso un sistema corruttivo, diciamo, inveterato. A te chiederei, da quando avete iniziato a mobilitarvi, cioè quelli più vecchi, che reazione hanno? Cioè quelli di 30, 40, 50 anni, cosa stanno, che reazione hanno avuto, insomma? Perché veramente credo che in Italia, poi altrove è diverso, ma prima di Fridays for Future ci fosse, nelle generazioni non molto giovani, ci fosse molta un certo grado di consapevolezza, ma molta rassegnazione. E a Guido, infine, chiederei, in parte l'hai già detto, ma di esplicitare qual è il nesso tra lotta alle grandi opere e lotta per la giustizia climatica. L'hai già in qualche modo affrontato. Se ci sono altre domande, le prendiamo tutte in un giro e poi 5 minuti a testa e prendiamo le ultime repliche. Domande? Sì, là? Vuoi farla? Vieni qua, va, così ti sentono tutti. Buonasera a tutti. Volevo fare una domanda, forse per nulla provocatoria, parlo da inesperto in economia, in ambiente, eccetera. Una domanda molto semplice, ma forse con una risposta davvero complessa. Vorrei sapere se c'è, se esiste un modello reale e fattibile alternativo al nostro modello di sviluppo economico capitalista. Nel senso che quali possono essere dei modelli, se esistono, che se qualcuno li ha pensati o li si stanno applicando in diverse parti del mondo, per insomma combatterlo e fronteggiarlo. E penso anche che, se sia possibile farlo, come farlo, perché se dal mio punto di vista poi il cambiamento sia troppo repentino, magari poi a pagare siano poi alla fine sempre le classi più povere, quelle meno pronte al cambiamento, ecco. Grazie. Ci sono altre domande? Prego. Io volevo porre una domanda un po' in generale, un po' confusionaria, perché mi è un po' venuta fuori più come un'emozione che una domanda. Però credo che in tutti i vostri interventi emerga un dato, un concetto su cui vorrei chiedervi un po' di esprimervi, perché credo che in tutti gli interventi c'è il concetto del valore, dei rapporti di valore, e come la strutturazione del sistema capitalista utilizzi questi rapporti di valore creando anche frontiere non solo materiali, ma anche frontiere rispetto, come diceva Esther molto bene secondo me, di ciò che viene utilizzato, quello che si, magari non so se l'espressione è giusta, ma che può essere definito come la riproduzione socio-ecologica, tutti quell'insieme da cui viene attinto, da cui si depreda per riuscire a riprodurre un sistema economico che senza tutte quelle frontiere di zone non mercificate non potrebbe riprodursi. E quindi sapere un attimo, secondo voi, come vedete questo punto, che a me interesserebbe molto sapere e un attimo approfondire di più.
E un'ultima domanda, magari un po' più specifica, appunto come diceva Marco, Zibecchi ha fatto un articolo che era molto interessante rispetto a quelli che, oltre ovviamente al libro sui movimenti sociali, e quindi volevo sapere un po' che cosa ne pensavate rispetto all'ultimo punto della necessità di avere assemblee, di creare momenti e diciamo disperdere il potere in momenti assembleari, in strutture differenti. Cosa vedete nel mondo, come può essere il movimento indigena, che nel mondo comunque sta avendo molti successi, il movimento non una di meno, e come questi movimenti si, almeno per quella che credo che sia la mia riflessione, si debbano riuscire a legare in maniera forte con quello che è il movimento per la giustizia climatica. È un po' una ripetizione dello spunto che dava Marco, ma era... Grazie mille. Altre? Prego. Io parlo anche io come ragazzo di Fridays for Future, di Treviso. Faccio i miei complimenti alla mia coetanea che ha fatto un discorso bellissimo. Volevo si approfondisse un minimo, si facesse un piccolo approfondimento su questa storia che non ho capito bene. Ci sono degli enti che sembrano spendere molto denaro nel tentativo di mantenere la gente all'oscuro attraverso delle fonti, attraverso degli scienziati che appaiono corrotti. Sono state fatte già delle inchieste in precedenza da Greenpeace e volevo sapere anche quali sono le fonti, secondo i giudizi dei nostri esperti, che noi possiamo ritenere affidabili per le nostre conoscenze su questo scontro sociale ed esistenziale. Grazie. Direi che ci siamo, ma io magari proporrei di fare il giro inverso, quindi ripartiamo da Guido e poi... Prego. Allora sì, i temi sono tanti. Primo, le grandi opere. Le grandi opere sono i grandi eventi, perché per esempio a Milano e anche qua in questo periodo si sta discutendo di Olimpiadi, che sono una devastazione totale del territorio e un consumo energetico molto grosso. Pensiamo che le Olimpiadi invernali si fanno col cannoni da neve, perché non nevica più nel nostro paese, e quindi con dei consumi di energia più tutto il movimento di persone in aereo eccetera che questo comporta. Ma perché l'economia capitalistica in questa fase, no, ha bisogno di trascurare completamente il territorio, di usarlo esclusivamente come il supporto di investimenti finanziati per lo più il più possibile dallo Stato eccetera, che prescindano completamente, no, dal coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni. Le grandi opere sono esattamente questo: oltre ad avere un impatto sull'ambiente, hanno come conseguenza immediata che quel territorio diventa deserto, diventa terreno di cantiere durante la costruzione di una grande opera, eccetera, dopodiché il deserto completo. E questa esperienza è già stata fatta centinaia di volte e va combattuta. La conversione energetica, che è parte della conversione ecologica indispensabile per sorreggerla, è fatta invece di una partecipazione diretta dei territori attraverso delle organizzazioni autonome, e da questo punto di vista la Valle di Susa rappresenta uno degli esempi più avanzati nel mondo di organizzazione del basso, non solo per impedire una grande opera, ma attraverso la mobilitazione si è costruito molto di più, cioè un'associazione di imprese alternative che praticano una economia ecologica, un recupero di tradizioni, una unione di generazioni, una capacità di mobilitazione, e la Valle di Susa per 20 anni è stato un punto di riferimento per tutte le mobilitazioni in Italia, non poco. I sistemi alternativi di economia, nel loro funzionamento generale non ci sono, no? Però ormai è pratica corrente in moltissime situazioni di cercare di sperimentare forme di organizzazioni alternative per affrontare alcuni degli aspetti fondamentali.
La espressione più avanzata di questi tentativi alternativi sono per me i cosiddetti gruppi di acquisto solidale, in particolare nelle forme più avanzate che hanno espresso. Perché cos'è? È un gruppo di utenti, di consumatori che si mette in rapporto diretto con i produttori e insieme trasformano in modo di produrre sia in agricoltura che nella trasformazione dei prodotti agricoli che in molti altri settori come l'energia, la mobilità, il co-housing e molte altre queste cose, in modo da emarginalizzare il più possibile il mercato. Non è che lì non ci sia uno scambio di merci contro denaro, c'è, ma è fatto sulla base di un accordo preventivo di programmi concordati in cui i produttori trovano uno sbocco della loro produzione e i consumatori hanno delle garanzie di qualità dei loro prodotti, anche dei prezzi. Certo, il problema della conversione ecologica è esattamente questo. Cioè, bisogna trovare, e ci sono, le occupazioni alternative per questi lavoratori, a partire dal fatto che si può anche prospettare di lavorare un po' di meno, riduzione di orari di lavoro, intensità dei ritmi e cose di questo genere. Però questo è il problema della conversione ecologica. Se ci sono dei territori non ancora, io ho capito questa la domanda, dei territori non ancora colonizzati dal capitalismo, necessari perché il capitalismo possa continuare a vivere. No, non ci sono più, il capitalismo ha colonizzato tutto il pianeta, ma ci sono dei territori ancora da colonizzare che siamo noi, no? Si sta cercando di appropriare, no, della nostra cultura, della nostra personalità, del nostro DNA, no, di tutto quanto eccetera, che sono le frontiere dell'innovazione tecnologica in mano ai capitali, delle nostre informazioni, pensate che cosa Big Data, Big Data e tutto il sistema. Terzo, se sono stati spesi dei soldi per tenerci all'oscuro di quello che sta succedendo. Sì, sono stati spesi moltissimi soldi e tutte le grandi imprese, non soltanto quelle petrolifere, ma tutte quelle legate al ciclo del petrolio, hanno finanziato per anni dei finti scienziati che però avevano la loro collocazione all'interno delle università e dei centri di ricerca per sostenere il negazionismo, che i cambiamenti climatici non funzionavano. Hanno perso, perché oggi di negazionisti in Italia c'è solo più uno che si chiama Zichichi, uno che si chiama Rubbia e uno che si chiama Guido, non mi ricordo più come, eccetera, che scrive regolarmente sul Corriere della Sera. Ormai gli scienziati si sono dovuti arrendere al fatto che i cambiamenti climatici ci sono e sono di origine antropica, no? Greta lo ripete sempre, il problema è che i politici non li ascoltano e ho cercato di spiegare che non li ascoltano non solo perché sono ignoranti ma perché hanno paura di se stessi, cioè di quello che dovrebbero fare se li ascoltassero e dicessero la verità. Grazie, subito passo direttamente a... Rispetto alla tua domanda ti direi così fan tutti, purtroppo non è un caso isolato italiano. Corruzione internazionale, ma la corruzione in generale è forse uno dei reati più diffusi nel mondo, in questo tipo di mondo. Nell'inchiesta che abbiamo raccontato, l'Eni va a braccetto con la Shell, fanno le stesse cose, tra l'altro loro hanno proprio degli uomini, lo diceva Antonio Tricarico nel video, loro avevano addirittura proprio degli uomini dei servizi segreti dell'MI6 britannico, ex non più di ruolo, che erano stati assunti in Shell e mandati sul campo per fare gli analisti sul territorio, quindi ascoltare le voci del territorio. Rispetto alle domande del pubblico ammetto di avere difficoltà a rispondere. Io mi sono occupato a ottobre dello scorso anno, però è chiaro che non è un nuovo modello, non è assolutamente un nuovo modello. Se vogliamo è un modello meno corrotto all'interno di questo modello. Avevo sempre partendo da Eni, ce l'ho un po' qua, no? Ero partito dalla Basilicata per vedere i soldi del petrolio dove vanno. L'Eni paga milioni e milioni di euro nella regione come royalty per l'estrazione del petrolio.
in Italia e nella Basilicata dovrebbe essere la nostra Svizzera, dovrebbe essere la regione più ricca d'Italia. Io giocavo su questo paradosso, no? Quindi partendo dal fatto che l'estrazione esiste, quindi non stavo condannando in sé l'estrazione, vediamo dove vanno i soldi però dell'estrazione. I soldi dell'estrazione vanno all'italiana, ognuno li gestisce a cazzo, li gestisce un po' la regione, li gestiscono un po' di comuni della Val d'Agri, ognuno li gestisce come vuole, quindi ognuno si inventa quello che può, fa la più grande piazza in Basilicata che serve non si sa chi, le più belle statue che non si sa a chi servano. Ed ero andato in Norvegia per vedere il modello loro. È vero che noi abbiamo l'onshore, cioè noi estraiamo a Viggiano sul territorio e quindi, cioè, il problema lo si vede quando ci sono problemi di fuoriuscite di petrolio, c'è il Pertusillo, che è questo enorme bacino che rischia di non dar più acqua buona e potabile. Loro hanno tutto offshore, quindi hanno tutto nel mare intorno alla Norvegia, quindi se anche fuoriuscite ci sono, un po' più complesso sia individuarle che i danni sono sicuramente minori. Ma loro hanno creato un fondo, il fondo più grande fondo sovrano al mondo. E hanno detto ok, abbiamo questa risorsa, la impieghiamo nell'ambiente, abbiamo questa risorsa, la reinvestiamo in altre attività produttive per la nazione. Quindi tasso di disoccupazione proprio grazie a questi fondi non esistono. Poi è chiaro, è alimentata da un'industria del petrolio quella roba lì, però loro ce l'hanno. 20, 30 anni, 40 anni fa hanno deciso di fare un fondo sovrano, cioè guardare a 20-30 anni, hanno pensato alle... Sì, non perforeranno, sì, tutte le zone del nord, quindi esistono delle zone che assolutamente sono inattaccabili. E lì funziona, poi chiaro è un'apparenza anche quella, stando lì e vivendo lì sicuramente qualcosa non funzionerà, però già avere una visione che non è quella del prossimo anno, né tra due anni... della promessa elettorale che deve tornare con quota 100, con il reddito di cittadinanza per forza, indebitando ulteriormente lei per altri 20 anni e anche noi perché mi sento abbastanza giovane. E loro fanno politiche diverse, pensano ai ragazzi che neanche hanno 20 anni, ma forse ne hanno, sono bimbi in fasce, ne hanno 8, 7, 6, anche meno. Grazie Luca. Beh, allora intanto se saremo ancora vivi, sì. Allora intanto voglio ribadire che io non sono un'esperta, quindi... Però, allora, la prima cosa, la domanda che mi avevi fatto. Allora, è molto interessante questa cosa, perché quando prima hai detto che Fridays for Future è una boccata d'aria... A me fa un po' di strano, perché com'è che noi, che siamo la generazione che ha solo 5 anni per cambiare le cose, si è ritrovata a dover combattere quando è stata la vostra generazione a fare tutto questo? Quindi sì, siamo una boccata d'aria, ma perché lo facciamo per necessità, lo facciamo perché non abbiamo alternativa, quindi io penso che i trentenni e i quarantenni debbano solo supportarci il più possibile, perché quelli che ci stanno mettendo l'energia e i corpi siamo noi adesso. E riguardo all'importanza del ritrovarsi in assemblee, beh, io penso sia essenziale, anche perché tutta la mia piccolissima formazione politica comunque si è creata all'interno delle assemblee, all'interno di scambi di opinioni, idee, punti di vista, anche per comunque organizzare i blocchi. Siamo passati appunto per un'assemblea pubblica e quindi secondo me, essendo che è un problema che riguarda tutta la popolazione, bisogna discuterne insieme. Per quanto riguarda le altre domande, io farei veramente fatichissima a rispondere, non vorrei dire qualche cazzata, quindi... Evito. È
semplicemente un dato, perché chiaramente le domande le avete fatte, io vado a ricordare vagamente una, ne ho ricordata. L'ENI fino a pochi anni fa, con Scaroni amministratore delegato, spendeva 200 milioni in comunicazione. Ora, i soldi della comunicazione sono i più svariati, sono la pubblicità, lo spot e, perché no, gli eventi organizzati a tema per delegittimare quello che dice Guido, per esempio, è un grande classico. Oggi in Basilicata è nato un nuovo progetto, adesso non mi ricordo come si chiama, ma c'è un giornalino che esce mensilmente o in maniera bimestrale, è fatto da giornalisti. All'interno ce n'erano molti, c'è l'Annunziata, non adesso ma all'epoca, che ha lavorato per... Cioè, ci sono illustri colleghi noti e famosi che hanno lavorato e preso consulenze per ENI per anni. Quindi ora, quando uscì il primo servizio sulla questione della Nigeria, ci fu un cosiddetto incredibile caso su internet, dove sembrava, e loro hanno, non so se ricordate, o me lo ricordo solo io perché non pretendo che tutti si ricordino questo, nel 2015 loro riuscirono a fare quella che fu definita la prima controinformazione da parte del, contro il mainstream, cioè noi andavamo in onda e loro iniziavano a twittare con Facebook e su Twitter replicavano in maniera oscena, nel senso, io dicevo ah, loro rispondevano sempre una cosa che io non avevo detto, facendo però dare la sensazione che tutto quello che noi stavamo raccontando fossero balle. Questa cosa fu ritwittata in maniera esponenziale da tutta una serie di personaggi. Dago Spia poi uscì con la lista dei giornalisti, tutti i colleghi, che hanno ritwittato nell'arco di pochissimi secondi questa sfida tra noi e loro. Loro 100 giornalisti a Milano, noi neanche un giornalista in redazione durante la messa in onda, perché il report non va in diretta, è registrato, chiudiamo le registrazioni di sabato pomeriggio, quello che va il lunedì sera io me lo vedo a casa, non è che sto lì in diretta. Dopo quel giorno chiaramente abbiamo allestito una redazione fatta da due, non 100, due giornalisti che seguono lo streaming, seguono tutta la parte Facebook per evitare che, no, che ci sia la grande multinazionale che ha i mezzi, i potenti mezzi per poter replicare Fandoni poi fondamentalmente. Questo... Le truppe cammellate della comunicazione aziendale. E Stefania, ti chiediamo... come dire, di chiudere in bellezza questa serata. Beh, in bellezza non lo so, comunque cercherò di fare, diciamo, di mettere insieme diverse delle domande che mi sono state fatte, perché di fatto credo che siano collegate. Cioè, a partire dalla domanda che mi facevi tu, su qual è il ruolo del femminismo dentro tutto questo, che cosa ha a che fare l'ecologia con il femminismo, questa è la questione, è una questione che è legata poi alla questione del valore e alla questione dei modelli alternativi. Quindi io cercherò di tenere insieme queste tre cose. Dunque, innanzitutto bisogna dire che il movimento ecofemminista, cioè il movimento che ragiona sulla crisi ecologica da un punto di vista femminista, nasce negli anni 70, primi anni 70, cioè lo stesso momento in cui nasce, diciamo, quella coscienza ecologica di massa di cui parlavo prima. E all'interno di quella divisione tra l'ecologismo manageriale tecnocratico e l'ecologismo di radicale critica del sistema, l'ecofemminismo va ovviamente con la critica radicale del sistema. E su che cosa si basa? Sulla percezione che il sistema, il modo di vita imperiale, il modo di vita occidentale capitalista, di fatto è imprescindibile dal patriarcato, è un modo di vita patriarcale. Il patriarcato non è soltanto il dominio del maschio sulla femmina, dell'uomo sulla donna, è un sistema molto più complesso, un sistema che si basa su un pensiero dualista, che è una tradizione di pensiero, diciamo, tipica della cultura occidentale, che diciamo ordina il mondo secondo categorie binarie e dualistiche di supremazia. Quindi non soltanto la supremazia del maschile sul femminile, ma anche della mente sul corpo, della cultura sulla natura, eccetera eccetera, no? Tutta una serie di dualismi che sono collegati tra loro e che sono il modo in cui la cultura occidentale ha diciamo ordinato il mondo da un punto di vista concettuale, ma che poi si sono tradotti in pratica in un sistema capitalista di estrazione del valore che si basa ancora
su questo ordinamento del mondo in senso dualistico e gerarchico, quindi c'è una parte del mondo che estrae valore dall'altra parte del mondo perché la considera appunto inferiore, passiva, risorsa da sfruttare. Ora, il movimento femminista, fin dagli anni 70, con l'economia politica femminista, mette in luce tutta questa sfera che è la sfera della riproduzione, dicendo questa è la sfera che nell'economia, nel modo diciamo dominante di rappresentare l'economia, non esiste, perché noi rappresentiamo nell'economia soltanto la produzione di valore, il lavoro salariato, eccetera, e lasciamo completamente fuori come se non avesse nessun diciamo valore, appunto, nessuna rilevanza tutta la sfera della riproduzione. E l'intuizione del movimento ecofemminista fu di dire: la riproduzione non è soltanto la riproduzione sociale, non è soltanto il lavoro domestico, no? La riproduzione degli esseri umani, ma è anche la riproduzione ambientale, cioè è anche un certo modo di usare, di produrre valore d'uso attraverso, diciamo, di lavorare la natura, di scambiare energia e materia con la natura, di produrre quello che l'ecofemminismo venne a chiamare sussistenza. E la sussistenza fu il modo in cui il movimento ecofemminista cominciò a contestare il modello dominante dell'immagine dominante dell'economia, che era la crescita del PIL. Ora, qui questo ci riporta direttamente a una risposta possibile a una delle domande che sono state fatte: qual è il modello alternativo? Una delle proposte che sono state avanzate con maniera abbastanza consistente negli ultimi 40 anni e che oggi sta diventando, diciamo, una risposta abbastanza, come dire, popolare, è la decrescita. Per decrescita si intende non l'idea, l'impoverimento, perché la decrescita è l'uscita dal paradigma della crescita del PIL come paradigma unico, come pensiero unico e come unica possibilità di fare economia. E questo da dove parte? Parte dalla constatazione che la crescita del PIL non produce ricchezza. Quindi se la crescita del PIL non produce ricchezza, la decrescita non produce impoverimento. È che la crescita del PIL si basa sull'estrazione di valore di tipo capitalista, che in realtà degrada e impoverisce, e l'abbiamo sperimentato e lo stiamo vedendo da decenni ormai, degrada, impoverisce e sfrutta, e quindi è un feticcio che va assolutamente abbandonato. Se noi abbandoniamo questo feticcio e cominciamo a produrre ricchezza invece, ricchezza reale che si basa sul valore d'uso, sulla sussistenza, sull'autonomia, la sovranità alimentare, tutta una serie di modelli alternativi, che diciamo di possibilità alternative, allora possiamo ricominciare a ragionare appunto su come uscire dalla crisi ecologica. Ecco, questa è una delle possibilità alternative. L'ultima cosa che voglio aggiungere è che cosa è importante fare come strumento di come dire, per portare avanti queste possibili alternative. Ecco, io credo che noi dobbiamo effettivamente partire da una cosa che il movimento Fridays for Future e anche il movimento femminista allo stesso tempo, nello stesso momento storico, hanno riproposto, e cioè lo sciopero. Lo sciopero femminista, lo sciopero proposto dal movimento Non Una di Meno, insieme con lo sciopero degli studenti, lo sciopero per il clima, che si vuole adesso, come è stato detto, estendere anche alle altre categorie, in particolare appunto ai lavoratori. Ecco, io penso che questa è un'arma fondamentale, perché se noi diciamo che, se noi concordiamo con il fatto che la crisi ecologica è generata dal sistema capitalista, beh, storicamente, se c'è una cosa che il movimento operaio ci ha insegnato è che per ottenere, diciamo, come dire, cambiamenti e combattere, diciamo, la logica di sfruttamento del sistema capitalista, beh, lo sciopero è un'arma importante. Quindi io direi che, ecco, io vorrei concludere con questo invito a ragionare su questa questione. Grazie, e su questo augurio di sciopero io ringrazio ancora tutti gli ospiti, ringrazio voi e buon proseguimento allo Sherwood Festival. Alla prossima, grazie davvero.